Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Grandi appassionati di ciclismo, ben ritrovati, ci vediamo ancora su Scratch. Questa è la settimana clou del Giro d'Italia, si parla ovviamente di ciclismo di Corsa Rosa che ritorna nella sua sede naturale, ovvero nel mese di maggio. Settimana e telecamere puntate su Torino, da dove parte appunto il grande evento in rosa, le tre settimane che decreteranno il vincitore della più importante corsa a tappe italiana e non solo italiana, ovviamente a livello mondiale. Insomma, si torna in studio anche con Scratch per parlare nuovamente delle categorie minori, ovviamente da non trascurare, allievi e juniores a Roma. Poi si parla della mountain bike tra i Castelli nella Veneto Cup che si è corsa a Farra di Soligo sulle colline patrimonio dell'UNESCO, colline trevigiane, e poi abbiamo uno speciale che ci arriva dal Principato di Monaco, l'electric bike, ovvero un ciclismo che si sta sempre più evolvendo, ma soprattutto non vi potete perdere un importante appuntamento in questa settimana ascoltando le esperienze di Pippo Pozzato e Johnny Moletta, che sono in qualità di organizzatori grandi eventi, soprattutto attesi per il mondo dei professionismi, che tornano in Veneto a ottobre. Insomma, una puntata importante, ben ritrovati e vediamoci nuovamente su Scratch, e qui Scratch può adesso partire. Amici di Scratch, ben ritrovati, settimana pimpante con tante gare, ma soprattutto begli ospiti come al solito qui a Scratch. Tanto saluto in linea Lazzaro, grazie. Buonasera. Per essere qua con noi, cara. Tutto bene? Ma non hai freddo? No. Io non so come si fa ad andare in giro così, mi fai venire veramente, sono in maggio, come dicono nel Veneto, i penotti. Sono in maggio. Vabbè, in maggio, ma fuori c'è la neve. Vabbè, comunque, ragazzi, parliamo oramai di Giro d'Italia e alle porte. E la tappa, pensate, credo più importante di tutte, il 22 di maggio, lo Zoncolan. Dove parte? Da dove parte? Da Cittadella. Noi siamo andati a fare un'intervista al sindaco, sono rimasto stupefatto da questo comune, ne parleremo insieme al mio amico Pippo Pozzato, Filippo Grande. Ciao a tutti. E al creativo, che non è più tanto creativo, ma sta diventando creativo delle organizzazioni, Johnny Mole. Ciao Johnny. Oh, buonasera a tutti. Intanto parto da te. Sai perché mi incuriosisce? Perché il ciclismo deve cambiare. Guarda, e voi ne siete un esempio insieme ad altri, perché abbiamo visto Sellery, ha messo in piedi, diciamo, quelle organizzazioni che una volta erano vicine proprio quasi all'Olimpo dell'RCS, no? Vediamo che sono delle persone anche un po' più giovani, con una mentalità un po' più smart, che riescono a fare delle cose. Ci andava un creativo, tu sei un creativo, anzi hai fatto pure i nostri cataloghi, ti ringraziamo, però ci va una chiave di lettura diversa in questo ciclismo che veramente continua ad essere un po' stantio. Hai ragione, noi ce l'abbiamo messa tutta e continuiamo a mettercela tutta per avvicinarci alla gente, avvicinarci a un target che è diverso di quello di qualche anno fa, anche perché adesso ci sono strumenti diversi per comunicare. I principi sono sempre gli stessi, però ci sono strumenti diversi, molto più facili anche, che ti portano in tempo reale al consumatore. Ma anche là bisogna saperli raccontare e usare, perché sennò fai delle figuracce pure, vero? Assolutamente. Sicuramente è appunto un target molto più giovane, non c'è più il ciclista ciao mamma sono arrivato uno, ma c'è anche un livello culturale, sociale più elevato, e questo ti dà la possibilità di usare strumenti
ma soprattutto di avvicinare dei partner, chiamiamoli così per non definirli sponsor, che ci vedono e che vedono appunto in questi potenziali clienti un qualcosa che li può portare a vendere o comunque a presentare i loro prodotti. Mi fate in mente una cosa, io sai che ho iniziato negli anni dove voi eravate dei ragazzini, Filippo era un allievo. Alla fine di un giro d'Italia intervistammo la top 10, quella non era una barzelletta, successe a me, eravamo a Romano De Zelino e quello che arrivò settimo dissimo un bel piazzamento, ottimo, e lui mi disse no, settimo, tanto per farci una risata. E il mondo è cambiato, Pippo, perché adesso parliamo di un ciclismo che organizzate voi, ma non è il ciclismo, sai quello di me, se lo facciamo, ma siamo dispiaciuti perché sei il piagnisteo di una volta, no? Cioè lo fate con un altro spirito, almeno questo. Ma sì, sicuramente è cambiato, c'è una mentalità diversa, è tutto più tecnologico e diciamo che un po' l'obiettivo nostro è quello di cercare di avvicinare degli appassionati che siano un po' più giovani, che non siano i soliti appassionati di ciclismo che ahimè fino adesso hanno aiutato tantissimo, ma che forse hanno bisogno di un cambio generazionale anche da questo punto di vista. L'utente che segue il ciclismo deve essere un qualcuno di più giovane, di più moderno e che si appassioni veramente a un ciclismo che non è più quello raccontato magari 20 o 30 anni fa, ma un ciclismo che sia attuale al mondo moderno. Adesso vi apprestate a questa nuova avventura, il 22 Cittadella Zoncolan, credo che sia la tappa da 3 milioni e mezzo di telespettatori, no? Perché quello è la cifra quando cominciano a diventare le cose serie, insomma è una bella responsabilità per voi. Ma sì, sicuramente, diciamo che il merito è di Johnny, che è uomo di Cittadella e che con il sindaco ha piena fiducia, quindi... Già il nome, Johnny! Sicuramente abbiamo fatto del nostro meglio e non è che la facciamo noi la tappa, è già disegnata, quindi c'è poco lavoro da fare sostanzialmente, c'è solamente da comunicare su questo Johnny, lo sapete tutti quanto è bravo, quindi diciamo che noi abbiamo fatto, anzi io ho fatto poco o niente se non mettere il nome alla fine. Ma il nome, ragazzi, ma guarda che non hai detto mica una cazzata, perché se io dico metto il mio nome, sto anche attento dove vado a metterlo. È la cosa più importante o sbaglio? Il nome, poi il suo, è un brand di persone. È un brand, se lo vai a mettere su anche una trasmissione del cacchio o con delle persone che non hanno credibilità, penso che ti distruggano la carriera dopo 20 anni che ti sei fatto un mazzo tanto, perdi credibilità. Cioè voglio dire, bisogna anche un po' tirarsela. Sicuramente siamo andati a colpo sicuro, diciamo che con Cittadella, con l'amministrazione abbiamo un ottimo rapporto, già dall'anno scorso sono stati i primi a crederci sul nostro progetto e di questo ne siamo veramente tanto grati. Abbiamo preso tutta la fiducia possibile da parte loro e quindi ci hanno ridato fiducia quest'anno per questa cosa, però insomma non è che l'abbiamo buttato a persone qualsiasi, abbiamo messo in mano a Cittadella e a Johnny, quindi e allora Johnny è andato a Cittadella e ha detto vi faccio un'offerta che non potete rifiutare. Sentiamo l'intervista al sindaco in questa splendida cittadina, amici italiani, perché io non ho mai visto un comune con dentro tanti servizi, il ristorante è la cosa che mi appassiona, i negozietti, vale a dire che quando un comune è bello lo si vede proprio dalla base, no? E quindi andiamo a vedere questa bella intervista e a sentirla. Signor sindaco, è necessario chiarire un aspetto, che Cittadella viene a raccogliere quello che è un po' la cultura. Io venendo in questo comune ho visto una bellissima cosa, ristorante all'interno del comune, negozi aperti, cioè la cultura si paga ma l'investimento si prende proprio in queste occasioni, facciamo vedere chi siamo. È fondamentale, nel senso che noi una volta terminato appunto il restauro della cinta muraria, che è terminato nel 2013 dopo 20 anni di importanti investimenti, è chiaro che abbiamo deciso fortemente di puntare su tutto quello che è la cultura, su tutto quello che è la nostra storia, su tutto quello che è il nostro turismo. È chiaro che eventi sportivi di questo tipo come il Giro d'Italia, che è arrivato a Cittadella nel 2008 e adesso riparte dopo 13 anni, sono eventi fondamentali che danno un risalto e una visibilità al nostro territorio, non solo nazionale ma anche internazionale. Parliamo di Cittadella come periodo medievale, ma oggi c'è un rinascimento che incombe e parliamoci chiaro che il Giro d'Italia è in questo caso la tappa forse più importante di tutto il tour,
sarà vista da circa 600 milioni di persone. Ecco, questo credo che sia qualcosa che vi debba motivare, ma soprattutto esportare quello che abbiamo detto poco fa. Cittadella parte da lontano, sia a livello culturale che imprenditoriale. Beh, sicuramente noi l'anno scorso abbiamo compiuto 800 anni come mura, anche se Cittadella poi nasce tantissimi anni prima, si parla già del Neolitico, però le nostre mura nascono 800 anni fa. Abbiamo fatto anche un festeggiamento, avevamo idea di farne tanti altri, diciamo che questa è una ripartenza. Abbiamo provato a ripartire l'anno scorso, il Covid ci ha un po' bloccato, stiamo ripartendo. È chiaro che la visibilità internazionale che ci dà un evento di questo tipo ci stimola e ci stimolerà, perché è chiaro che siamo agli inizi di quello che può essere la progressione, lo sviluppo di Cittadella sotto l'aspetto culturale e turistico. Però assieme ai nostri commercianti, assieme ai nostri ristoratori, assieme ai nostri baristi, assieme alle nostre imprese che credono fortemente nel nostro territorio, perché investono nel territorio, sono sicuro che Cittadella diventerà negli anni un punto di riferimento non solo per la provincia di Padova e per il Veneto, ma per tutta Italia. Facevo un accenno all'ultima domanda su Dante, anche oggi si parla della sua morte. C'è tanto Dante anche a Cittadella, come a Romano d'Ezzelino col Tiranno, con Cunizza da Romano, insomma anche questo fa chiaramente peso, dà un peso maggiore a quello che è la cultura di Cittadella e di tutto il Veneto. Sì, c'è la tappa che arriva a Verona, no? Che è la tappa di Dante, considerata la tappa di Dante. Dicevo appunto in conferenza stampa di presentazione delle tappe del Veneto che anche Cittadella ha una parte importante di Dante, perché con la Torre di Malta, che è nominata appunto citata da Dante nel nono canto del Paradiso, c'è questo collegamento insomma importante con Dante stesso e con la città di Verona. Quindi penso che il Veneto quest'anno abbia voluto veramente dare importanza anche a Dante, ma soprattutto al suo territorio con questo collegamento storico-culturale. Ben rientrati amici di Scratch. Allora, signor, questa bella intervista. Johnny, tu abiti a Cittadella, è un comune che abbiamo fatto vedere. Già come entri nel tuo comune sembra di stare a casa, nel tuo rione, e credo che sia un bene questo, vedere questo piccolo posto dove si può mangiare, questi piccoli negozi, tutto molto pulito. Ma indubbiamente è una cittadina, anche se è una città d'arte, che comunque è a misura d'uomo, 20.000 abitanti, dove comunque le governance riescono veramente a gestirla al meglio. Effettivamente già dentro le mura c'è ordine, si respira appunto questo profumo di pulizia e di sicurezza soprattutto, certo. Dove comunque le amministrazioni comunali nel tempo, negli ultimi 20 anni, sono riusciti veramente a fare un'opera che ti dà una certa serenità sia come cittadino ma anche come ospite che la viene a visitare. Sono molto attenti alle attività sportive, non a caso abbiamo una squadra di calcio che è in Serie B, che spesso ambisce a fare il salto, ma è molto dura. Non è facile, esatto. No, altri costi poi, bisogna stare attenti. E qua grazie a delle famiglie, che alla fine la famiglia Gabrielli in questo caso appunto, che stanno investendo e credono appunto su questa realtà. Ma non solo calcio, hockey. Sì. Hanno un'ottima squadra di hockey online, e poi appunto il ciclismo. Ci sono tante piccole società, dal pedale cittadellese, storico pedale cittadellese, da altre città. Purtroppo l'handicap è quello del ciclismo giovanile e noi speriamo appunto, grazie a queste attività di ciclismo d'alto livello nel territorio, speriamo di riuscire ad appassionare. So che mettete anche una pista di pantrack. Sì, tra le attività collaterali e di avvicinamento appunto alla tappa del Giro d'Italia del 22, il weekend precedente, il sabato e la domenica, ci sarà appunto una pista di pump track dove comunque dai 2 anni ai 14 possono imparare ad andare in bicicletta, ma in abbinata ci sarà appunto un'equipe di medici che daranno le prime nozioni di pronto intervento, oltre al fatto che comunque ci saranno poi i vigili locali, certo, che daranno delle nozioni di rispetto del codice della strada. Irenia, il Giro d'Italia non è che uno dice fa la tappa, un giorno è finito tutto, è bello il viaggio.
Vabbè, è bello il viaggio. Arriva l'avvicinamento e poi dopo tutto quello che... E soprattutto i negozi, i negozianti. Ogni tappa deve creare tutto un movimento attorno che poi dura anche nel tempo. Certo. Perché comunque i negozi, le vetrine, queste attività per i bambini. E penso che Cittadella debba essere anche riconoscente di quello che è stato fatto anche e soprattutto anche lo scorso anno, perché poi è balzata un po' gli onori della cronaca per questo bellissimo campionato italiano sì. Assieme ad altri comuni, e magari chi non lo conosceva adesso insomma la quanti conosce. Grazie avete ricevuto lo scorso anno? Io credo, e ne sono fermamente convinto, che chi lo scorso anno ha avuto il coraggio di metterci la faccia e il culo anche come abbiamo fatto noi, no? Meriterebbe tanti grazie, ma tanti infiniti, perché quell'anno là, secondo il mio punto di vista, valeva 10 anni avanti, perché si fermava là, se si fosse fermato il mondo anche del ciclismo, ha voglia vederlo ripartire, cosa pensi? Ma sì, sicuramente, diciamo che noi anche come federazione siamo stati quelli che hanno creato il protocollo, parlo al plurale, anche se non siamo stati noi, però insomma la federazione ha fatto un ottimo lavoro, ha dimostrato di essere all'altezza, di sapere rispondere alle problematiche che c'erano nell'attuale. Noi sicuramente siamo stati coraggiosi, ma forse anche un po' pazzi quando siamo partiti, incoscienti. E abbiamo cercato di farlo, perché quello che ci siamo detti è stato quello di dire: ok, se riusciamo quest'anno, l'anno prossimo è tutta la strada in discesa, quindi andiamo e andiamo fino in fondo. Tanto per parlare di strada, io mando la clip di Liberazione, allievi e juniori. La settimana scorsa non c'era tanto tempo. Ah, è giusto che è un momento particolare della storia della nostra nazione, è giusto ricordarla, poi ognuno. Nelle proprie ideologie faccia un po' quello che vuole, siamo in libertà e quindi viva Dio, però insomma è un capitolo importante della nostra storia e vale la pena anche di farlo ricordare ai nostri giovani. Quindi allievi ed juniores a Liberazione. 25 aprile, festa della Liberazione, siamo nello splendido scenario delle Terme di Caracalla o Terme Antoniane, dal nome completo dell'imperatore Caracalla, appartenente alla dinastia dei Severi, costituiscono uno dei grandiosi esempi di terme imperiali a Roma, ancora conservate per gran parte della loro struttura e libere da edifici moderni. Furono fatte costruire dall'imperatore sul piccolo Aventino tra il 212 e il 216 d.C. in un'area adiacente al tratto iniziale della Via Appia, circa 400 metri al di fuori dell'antica Porta Capena. Con le immagini andiamo alla partenza del Gran Premio Liberazione Merida, la manifestazione dedicata alla categoria juniores, ben tre appuntamenti quelli del team Terenzi. Ad abbassare la bandiera a scacchi sarà il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, dopo aver atteso un minuto di raccoglimento in ricordo di Silvia Piccini, la 17enne che è stata purtroppo travolta mentre era in allenamento e ha perso la vita in sella alla sua bicicletta. Cordiano Dagnoni ha abbassato la bandiera a scacchi, la partenza del Gran Premio Liberazione Merida juniores, sono 15 i giri del percorso di gara, lo stesso tracciato che in mattinata hanno coperto i corridori appartenenti alla categoria Under 23. Andiamo con le immagini intanto sul gruppo molto allungato, ci sono 4 ciclisti della GB che stanno guidando il gruppo. Ricordiamo che il gruppo transiterà dinanzi anche alla piramide Cestia, che è una tomba romana a forma di piramide di stile egizio costruita a Roma tra il XVIII e il XII secolo avanti Cristo. Si trova nelle immediate adiacenze di Porta San Paolo ed è inglobata nel perimetro del posteriore cimitero acattolico. Ancora le immagini sul gruppo che sta affrontando il primo giro del classico tracciato di gara del Gran Premio Liberazione, una manifestazione che ha segnato la storia del movimento dilettantistico nazionale e internazionale. Anche le mura di Roma vengono lambite dal gruppo, numerosa la partecipazione, ben
196 corridori appartenenti alla categoria Juniores che hanno preso il via a questo Gran Premio Liberazione Merida Juniores. I nostri operatori ci stanno facendo vedere il gruppo che sfila in questo momento, vediamo le maglie della Team Terenzi, Team Terenzi che è la società organizzatrice di questo e degli altri due appuntamenti che rientrano nella giornata della Liberazione e soprattutto nel Gran Premio Liberazione. Ancora le immagini sul gruppo, ma attenzione che c'è il primo allungo di giornata, a portarlo è il dorsale 25, l'umbro Valentino Fattorini della Forno Pioppi. Ci avviciniamo al termine del primo giro e c'è l'allungo della portacolori della Forno Pioppi, ma pronta la risposta del gruppo che si è portato alle spalle della battistrada. Le straordinarie immagini che ci offrono i nostri operatori delle terme di Caracalla, intorno a cui è stato tracciato il percorso di gara. Gruppo dunque nuovamente compatto, lo vediamo in questo tratto in discesa. Un gruppo, come abbiamo già più volte sottolineato, sono stati 196 corridori che hanno dato vita a questa prova, dunque il meglio della categoria Juniores che è giunto qui a Roma per disputare questa importante manifestazione, questa prestigiosa manifestazione, il Gran Premio Liberazione Merida Juniores, che fa da corollario all'internazionale Gran Premio Liberazione. Termina il secondo giro per il gruppo dei corridori della categoria Juniores. Vedete, c'è anche una selezione nella parte finale del gruppo, circa una trentina di ciclisti hanno perso il contatto dal resto del gruppo. Torniamo in testa, vedete ancora gruppo compatto, ci sono i corridori di diverse formazioni che stanno guidando il gruppo, tra questi anche un portacolori della formazione laziale Team Logistica Ambientale. Circuito che non presenta particolari difficoltà altrimetriche, dunque un circuito completamente pianeggiante, alta velocità anche per i corridori della categoria Juniores. Ripeto, il Gran Premio Liberazione Merida Juniores, le mura di Roma che stanno lambendo in questo momento i corridori della categoria Juniores che danno vita a questa manifestazione. Ci avviciniamo ormai alla metà gara con il gruppo, ma attenzione perché c'è stato un allungo, tre atleti al comando con il dorsale 182 e Giuliano Santarpia della CPS Professional Team in compagnia del dorsale 31 Pierfilippo Gabrielli della Team Coratti Roma e il dorsale 24 Federico Galeotti della Unione Ciclistica Casano. Sono questi i tre uomini al comando, li vediamo inquadrati in questo momento. È Federico Galeotti dell'Unione Ciclistica Casano che sta guidando, alle sue spalle Filippo Gabrielli della Team Coratti in terza ruota, Giuliano Santarpia della CPS Professional Team. Questi i tre uomini al comando, il loro vantaggio sulla testa del gruppo è quantificabile in una ventina di secondi. Ci credono i tre battistrada, li vediamo inquadrati in questo momento. Cambi regolari per Santarpia, Gabrielli e Galeotti, hanno fatto il vuoto alle loro spalle, il gruppo sembra lasciare andare i tre battistrada, li vediamo inquadrati dalla nostra telecamera. Ora è Giuliano Santarpia della CPS Professional Team che sta guidando il terzetto, ora è sostituito in testa al gruppo da Pierfilippo Gabrielli della Team Coratti Roma. Attenzione perché con la nostra sintesi andiamo a due giri dal termine, abbiamo il terzetto al comando che è transitato in zona traguardo,
Greg, Giuliano Santarpia della CPS Professional Team, Pier Filippo Gabrielli della Team Coratti e Federico Galeotti dell'Unione Ciclistica Casano. Sono questi i tre battistrada che continuano la loro azione. Ora è il portacolori della formazione ligure Unione Ciclistica Casano, Galeotti che sta guidando il terzetto in terza ruota, Pier Filippo Gabrielli della Team Coratti Roma, è una società laziale, la Team Coratti Roma. Dunque Pier Filippo Gabrielli corre sulle strade di casa, un'emozione particolare per lui la partecipazione a questa Gran Premio Liberazione Merida Juniores. Ci avviciniamo ormai alle battute finali di questa manifestazione con i tre uomini al comando, ma attenzione perché dalla testa del gruppo hanno allungato in due a caccia del terzetto dei battistrada. È Riccardo Florian della Borgomolino Ormelle con il dorsale 191 e dorsale 26 per Raffaele Mosca della Forno Pioppi. Questi sono i due contrattaccanti che sono usciti dalla testa del gruppo e cercano di riportarsi sul terzetto al comando, Santarpia, Gabrielli e Galeotti, che sta guidando ormai da diversi giri. Ancora la nostra telecamera resta sulla coppia degli inseguitori, Riccardo Florian, Borgomolino Ormelle e con il dorsale 26 l'umbro Raffaele Mosca della Forno Pioppi. Il terzetto al comando, la nostra moto si riporta sui tre battistrada, ma attenzione perché il gruppo è segnalato in forte recupero. Gruppo segnalato in forte recupero, si sta avvicinando ai due più immediati inseguitori, Riccardo Florian e Raffaele Mosca. Sembra in leggera difficoltà sul terzetto al comando Federico Galeotti dell'Unione Ciclistica Casano, poi riesce a riportarsi alle spalle dei due fuggitivi, Giuliano Santarpia della CPS Professional Team e Pier Filippo Gabrielli, ma attenzione perché il gruppo ha raggiunto i più immediati inseguitori e infatti vediamo che Riccardo Florian e Raffaele Mosca sono stati raggiunti dal gruppo, ma si sta riportando anche sul terzetto al comando, pertanto con ogni probabilità tra poco avremo la situazione di gruppo compatto ed infatti in questo momento avviene il ricongiungimento, dunque annullato il tentativo di Giuliano Santarpia, Pier Filippo Gabrielli e Federico Galeotti, ma attenzione perché c'è un nuovo tentativo di allungo e sempre con il dorsale 182 Giuliano Santarpia della CPS Professional Team che ha promosso questa azione, ma pronta è la risposta da parte del gruppo, c'è un altro corridore della CPS che chiaramente tenta di inserirsi nella fuga per cercare di conquistare questo importante e prestigioso traguardo del Gran Premio Liberazione Merida Juniores, il passaggio dinanzi alla piramide per il gruppo compatto, tra poco andrà ad iniziare l'ultimo giro. Ancora le immagini sul gruppo che ormai è all'ultimo giro, tra poco inizierà l'ultima tornata per i 196 corridori che hanno preso il via a questo Gran Premio Liberazione Merida riservato alla categoria Juniores, come abbiamo detto ben 196 corridori che rappresentano il meglio della categoria per quel che riguarda l'intero territorio nazionale. Attenzione perché c'è l'allungo del dorsale 185, Federico Lazzarini del GB Junior Team, lo abbiamo visto dopo la curva, il portacolori della formazione GB Junior Team ha preso il comando, qualche metro di vantaggio per lui sulla testa del gruppo.
gruppo, vedremo se riuscirà ad incrementare il suo vantaggio o pronta sarà la risposta del gruppo. Suona la campana, inizia l'ultima tornata con il dorsale 175 al comando e dunque Lazzarini che sta guidando, mentre il gruppo non risponde subito alla sua azione, lo vediamo inquadrato in questo momento dalle nostre telecamere, occupa l'intera sede stradale al passaggio in zona traguardo, dunque il gruppo sta controllando il fuggitivo. Federico Lazzarini del GB Junior Team e in questo momento praticamente c'è la risposta da parte del gruppo all'azione di Lazzarini, gruppo che dunque si sta riportando sul battistrada. Chiaramente ci avviciniamo all'epilogo della prova riservata alla categoria juniores e il gruppo ha deciso di chiudere sul fuggitivo. Federico Lazzarini del GB Junior Team nelle prime posizioni del gruppo, anche i suoi compagni di squadra. Vedremo quale sarà la tattica della formazione GB Junior Team, se raggiunto il battistrada altri suoi compagni tenteranno l'allungo oppure si attenderà la volata finale per l'assegnazione del successo in questo Gran Premio Liberazione Merida riservato alla categoria juniores. Gruppo molto allungato, chiaramente l'alta velocità del gruppo alle spalle del battistrada, lo vediamo inquadrato in questo momento, avviene il ricongiungimento, dunque situazione di gruppo compatto, gruppo nuovamente compatto quando ci avviciniamo ormai all'epilogo di questo Gran Premio Liberazione Merida, dunque con ogni probabilità sarà volata di gruppo per assegnare il successo in questo Gran Premio Liberazione Merida riservato alla categoria juniores. Ancora tentativi di allungo in testa al gruppo, ma sono soprattutto i corridori delle diverse società che tentano di guidare nel finale i propri compagni di squadra, soprattutto le ruote veloci, visto che sarà un arrivo in volata. Vediamo il gruppo compatto inquadrato dalla nostra telecamera, la curva poi ci si lancia verso l'epilogo di questa prova. Attenzione perché c'è l'allungo del battistrada con il dorsale 2, siamo ormai agli ultimi 800 metri, c'è l'allungo del dorsale 2, Matteo Siffredi della Nazionale Italiana Ciclocross, pronta è stata la risposta di Dario Igor Belletta che si è portato alle spalle del battistrada, lanciata la volata e ancora il dorsale 2, Siffredi al comando, ma attenzione perché Dario Igor Belletta ha messo a segno il successo grazie al suo spunto veloce, è riuscito in vista del traguardo ad aver ragione del dorsale 2, l'azzurro Matteo Siffredi della Nazionale Italiana Ciclocross, ma soprattutto di Martin Svrecek del team Franco Ballerini che chiude al secondo posto, al terzo posto è Riccardo Florian della Borgo Molino Rinascita Ormelle, quarto posto per Matteo Siffredi, Nazionale Italiana Ciclocross, quinto posto per Lorenzo Montanari della Sidermec Fratelli Vitali che precede il compagno di squadra Luca Colinelli, Armando Lettiero della CPS Professional Team chiude al settimo posto davanti a Giuliano Santarpia, anche lui autore di un tentativo di fuga, Raffaele Mosca della Forno Pioppi e Lorenzo Pellegrini della Valdano Regia Congressi, questi i primi 10 dell'ordine d'arrivo del Gran Premio Liberazione. Chiudiamo con il replay della volata che ha visto il successo di Igor Dario Belletta che è riuscito a rimontare prima il nazionale Matteo Siffredi, l'azzurro Matteo Siffredi, poi Martin
Schreck della team Franco Ballerini ed infine è riuscito a conquistare il successo e la premiazione. Assiste anche il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni insieme all'organizzatore dell'evento Claudio Terenzi. Ricordiamo che la manifestazione è organizzata dal team Terenzi. Tutti e tre gli appuntamenti per quel che riguarda questa giornata della, questa festa della liberazione sono organizzati dal team Terenzi, dunque un ottimo successo per questa società che oltre a svolgere e promuovere attività a livello nazionale ha iniziato anche l'organizzazione della liberazione proprio quest'anno con questa prima edizione. L'emozione tricolore con l'esibizione il passaggio delle frecce tricolori, un passaggio che resta ormai impresso sia negli occhi ma anche nel cuore di tutti noi italiani e di coloro che sono presenti a questa manifestazione. Andiamo a chiudere con la ripetizione della volata. Vedete in questo momento in testa c'è Matteo Siffredi, l'azzurro della nazionale italiana ciclocross, alla sua destra lo sta superando Igor Dario Belletta della GB Junior Team con la maglia arancione, che va a conquistare il successo nel Gran Premio Liberazione Merida. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Terzo ed ultimo appuntamento di questa straordinaria giornata in cui si celebra la festa della liberazione dedicata al ciclismo è il Trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi. L'organizzazione è curata dalla Team Bike Terenzi in collaborazione con la SD Romano Scotti. Abbiamo visto in zona traguardo Fausto Scotti, il commissario tecnico della nazionale ciclocross. Sarà lui che abbasserà la bandiera a scacchi per ricordare la figura di suo padre Romano Scotti, un grande appassionato del mondo delle due ruote. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Silvia Piccini, la sfortunata ciclista 17enne travolta mentre si stava allenando sulle strade di casa, purtroppo perso la vita. Categoria allievi, 9 saranno i giri del tracciato per i corridori di questa categoria. Terminato, inizia in questo momento il minuto di raccoglimento, poi ci sarà il via ufficiale del Trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi. Sono 147 sui 160 corridori iscritti a prendere il via, ad abbassare la bandiera a scacchi è stato in questo momento Fausto Scotti. Inizia il Trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi. Le immagini sul gruppo che sta affrontando le prime pedalate, già sottolineato come i corridori della categoria allievi si dovranno confrontare su 9 dei giri del classico tracciato del Gran Premio Liberazione, un circuito che non offre particolari difficoltà altimetriche
per i partecipanti, il gruppo che sta sfilando, ma attenzione perché c'è il primo allungo e il dorsale 75 Ivan Toselli della Marco Pantani Official Team che ha allungato, lo vediamo inquadrato dalla nostra telecamera, Ivan Toselli dunque si è alzato sui pedali e ha abbandonato la compagnia del gruppo ed ora sta guidando questo trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi. Una buona pedalata quella di Ivan Toselli che si alza sui pedali per dare maggior vigore alla sua azione, ma attenzione perché dal gruppo escono altri due inseguitori con il dorsale 13 e 59, troviamo i due più immediati inseguitori, il gruppo comunque reagisce prontamente all'azione dei contrattaccanti e si sta riportando su di loro, mentre resta al comando con il dorsale 75 Ivan Toselli della Marco Pantani Official Team. La nostra telecamera sta recuperando il battistrada, si sta riportando sul battistrada, mentre il gruppo si è riportato sui due più immediati inseguitori. Infatti vediamo il gruppo compatto alle spalle del battistrada, Ivan Toselli della Marco Pantani, ancora inquadrato dalle telecamere, il portacolori della Marco Pantani Official Team che vuole caratterizzare anche questa manifestazione, questo trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi. I corridori stanno compiendo il primo dei 9 giri in programma, la nostra telecamera resta sul battistrada Toselli mentre dal gruppo sta provando ad uscire il dorsale 103. Ancora le immagini su Ivan Toselli che si sta avvicinando alla zona traguardo, tra poco andrà a completare il primo dei 9 giri in programma, lo straordinario scenario delle mura romane, delle terme di Caracalla, della piramide Cestia che ha ravvivato e comunque caratterizzato questa giornata ricca di appuntamenti. Si è iniziato con il Gran Premio Liberazione riservato alla categoria Under 23, poi la gara riservata agli Juniores ed infine la manifestazione riservata alla categoria allievi. Abbiamo visto in precedenza che il dorsale 75 Toselli aveva fatto il vuoto alle sue spalle, ma dal gruppo intanto sta uscendo con il dorsale 103 Simone Gualdi della società ciclistica Cene. Lo abbiamo visto in precedenza, abbiamo anticipato la sua azione, il più immediato inseguitore intanto si è riportato sul battistrada, dunque abbiamo due uomini al comando, Ivan Toselli che è praticamente in fuga dal primo dei 9 giri in programma, in compagnia in questo momento di Simone Gualdi della società ciclistica Cene. Sono questi i due uomini al comando, il gruppo intanto sta controllando alle spalle della coppia al comando. Ricordiamo trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi, una gara organizzata dal team Bike Terenzi che ha dato vita anche agli altri due appuntamenti, in questo caso con la collaborazione della ASD Romano Scotti per ricordare la figura di un appassionato come Romano Scotti. La coppia al comando va a completare il quinto giro, ne mancano 4 in questo momento al termine della prova, quando Ivan Toselli, Marco Pantani Official Team e Simone Gualdi della SC Cene transitano in zona traguardo. Dalla testa del gruppo intanto stanno uscendo
quattro corridori a caccia della coppia al comando. Vediamo comunque che il gruppo si è frazionato, abbiamo visto un quartetto che si è lanciato alle spalle dei due battistrada, poi il passaggio di un solo corridore ed ora altri corridori che stanno uscendo dalla testa del gruppo nel chiaro tentativo di riuscire a portarsi alle spalle di Ivan Toselli e Simone Gualdi. Suona la campana, inizia l'ultima tornata per i corridori della categoria allievi. Abbiamo un terzetto al comando, a Ivano Toselli della Marco Pantani Official Team, Simone Gualdi della SC Cene, si è aggiunto anche il dorsale 56 Edoardo Bonino della Esperia Piasco. Sono questi i tre uomini al comando, mentre in testa al gruppo si registra un tentativo di allungo per portarsi sul terzetto al comando. Le immagini che restano sui tre battistrada, Ivan Toselli, Marco Pantani Official Team che è in testa sin dalla prima tornata di questo trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi, a cui si è poi aggiunto Simone Gualdi della SC Cene, e al penultimo giro è arrivato Edoardo Bonino dell'Esperia Piasco. Sono questi i tre uomini al comando, inquadrati in questo momento. Si avvicina dunque l'epilogo di questo trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi, che come abbiamo già sottolineato ha visto al via ben 147 corridori appartenenti alla categoria allievi su 160 iscritti. Intanto dal gruppo tentano di uscire Tommaso Brunori della Team Fortebraccio e Daniele Chinappi della Marco Pantani Official Team. Questi sono i due più immediati inseguitori dei tre uomini al comando. Ricordo, siamo all'ultimo giro, vedremo se i due più immediati inseguitori riusciranno a raggiungere il terzetto al comando. Simone Gualdi ha gettato la borraccia per alleggerire la sua bici, mentre vediamo i più immediati inseguitori del terzetto al comando, ovvero Tommaso Brunori della Team Fortebraccio e Daniele Chinappi della Marco Pantani, che stanno cercando di riportarsi sul terzetto al comando. Ancora le immagini sui tre battistrada, dall'altra parte vediamo il gruppo notevolmente allungato, c'è stato anche un evidente frazionamento nel gruppo. Siamo ormai alle battute finali con i tre uomini al comando, Ivan Toselli, Simone Gualdi ed Edoardo Bonino, mentre attenzione, si stanno avvicinando Tommaso Brunori e Daniele Chinappi. Li vediamo inquadrati in questo momento dalla nostra telecamera. C'è stato un forte recupero di questi due più immediati inseguitori che tra poco con ogni probabilità raggiungeranno il terzetto al comando. E attenzione, perché la Marco Pantani Official Team è l'unica formazione ad avere due corridori in questo quintetto al comando, ovvero Ivan Toselli, che ha praticamente promosso la fuga sin dal primo giro ed ora è stato raggiunto da Daniele Chinappi della Marco Pantani. Vediamo se i due compagni di squadra tenteranno il gioco di squadra oppure sarà la volata del quintetto ad assegnare il successo finale in questo trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi. Ci avviciniamo ormai all'epilogo della prova, alle spalle dei quattro battistrada c'è Tommaso Brunori,
della team Forte Braccio, in quinta ruota a guidare è sempre Ivan Toselli della Marco Pantani Official Team. La piramide Cesti, ormai ci avviciniamo alla zona di arrivo, andremo tra poco a conoscere il nome del vincitore di questa terza ed ultima prova organizzata dal team Bike Terenzi in collaborazione con l'ASD Romano Scotti, per appunto ricordare la figura di Romano Scotti, appassionato del mondo delle due ruote, padre dell'attuale commissario tecnico della nazionale ciclocross Fausto Scotti. A chiudere il drappello dei cinque battistrada in questo momento Edoardo Bonino delle Esperia Piasco, davanti a lui Tommaso Brunori della team Forte Braccio, poi troviamo i due portacolori della Marco Pantani Official Team, Ivan Toselli e Daniele Chinappi, alle loro spalle Simone Gualdi della Cene. Questo è il quintetto che sta guidando il trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi. Ancora le straordinarie immagini delle terme di Caracalla, ma attenzione perché siamo ormai in zona traguardo, è lanciata la volata ed è il corridore con il dorsale 103 a centrostrada che va a conquistare il netto successo. È Simone Gualdi della SC Cene davanti a Tommaso Brunori della team Forte Braccio, al terzo posto Edoardo Bonino dell'Esperia Piasco, in quarta posizione Daniele Chinappi della Marco Pantani Official Team, quinto Ivan Toselli della Marco Pantani Official Team, ovvero colui che ha promosso questa azione sin dal primo giro. Vedete la volata di Simone Gualdi che ha conquistato in sicurezza questo successo nel trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi, la premiazione con il podio. Tommaso Brunori che sale sul secondo gradino del podio, Edoardo Bonino sul terzo e il vincitore che indossa anche la maglia della Liberazione, Simone Gualdi della società ciclistica Cene. Questo è il podio del trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi, la consegna dei diversi premi ai protagonisti assoluti di questa prova, inquadrato anche Fausto Scotti, commissario tecnico della nazionale ciclocross, ma chiudiamo con il ricordo di Romano Scotti, il personaggio del mondo del ciclismo laziale ma anche nazionale, a cui è dedicata questa manifestazione. Has been brought to you and paid for by Specialized Bicycle Corporation. You got that water? To be totally honest with you, I don't even like XC bikes. I don't know why we're talking about this one. Now we're chewing its ugly face. What can I do? No brain, are you sure? I can put whatever shock I want on this thing? I'm gonna go race some enduro. Abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? Words associated with Epic Evo. KOM, fast, sick, dope. What can I do? What can I do? KOM
MLM killer, all right? They should rename it that. That'd be pretty sick. My name is Spencer Rathkamp and I approve this message. Ben rientrati amici di Scratch. Scratch è nata come multidisciplina dal nome. Scratch ci evoca la pista, dove anche l'amico Pozzato ha frequentato poco, per la verità, perché io l'avrei visto un seggiornista che andava avanti fino a 40 anni ed essere l'ospite d'onore, forse il simbolo come Danny Clark. Tu ne avevi le carte, perché eri anche uno di quelli che sapeva trasmigrare una certa modernità, come abbiamo detto anche altre volte, tipo il moto mondiale. Bisogna anche essere degli artisti della comunicazione, no? Tu insieme a Marco Aurelio Fontana siete per me coloro che potrebbero veramente creare un precedente e soprattutto un rimodernamento di tutto quello che è l'ensemble e tutto quello che è l'assetto. Detto questo, voi non è che vi fermate al Giro d'Italia. Il Giro d'Italia va bene, è una tappa, poi c'è un trampolino. Mi pare che tra settembre e ottobre qualcosa combinerete ancora. Ma sì, sicuramente volevamo farlo a settembre, però c'è un po' il calendario in confusione con UCI e tutte quante le altre corse, quindi abbiamo optato per ottobre, e anche se un po' rischiosa come data, però io penso che sia una buona chiave di lettura per quest'anno, visto che sono saltate un po' di corse a inizio stagione, quindi le squadre hanno bisogno di fare giornate di corsa, ci sono le Olimpiadi, quindi tutto è spostato di 15 giorni e penso che per quest'anno sia forse un'opportunità più che un problema, vista come è stata messa in calendario. E adesso c'è tutto il problema di costruirla come vogliamo noi e farla... E là è peggio del Giro d'Italia, ragazzi, perché vedete quanta gente avete bisogno. Io credo che 60-70 persone è minimo, tanto per mettere a posto tutto. Ma no, diciamo che per partire siamo un po' meno. L'anno scorso alla fine eravamo in sei persone che ci hanno aiutato veramente. Quest'anno siamo in 18 persone, quindi un po' di più. Dopo è chiaro che la giornata delle corse ci sono molte più persone, perché comunque dai volontari a tutti quelli che sono sulla strada ci sono centinaia di persone che neanche ce lo immaginavamo l'anno scorso, però quello si trova strada facendo. Diciamo che il gruppo di lavoro è formato da 18 persone fidate, quindi siamo abbastanza tranquilli. Gianni, come tu hai... Io voglio una domanda del cazzo, ma te voglio mettere proprio in imbarazzo, mi dispiace. Io sono un pubblicitario della vecchia paravia, di quando i montaggisti facevano tutto a mano, con i punzoni, con le doppie pose, c'era un mondo... La reprocamera proprio. Reprocamera, cioè voglio la Darst, quindi voglio dire, un altro mondo. La comunicazione però è sempre stata una parte molto delicata e credo che comunicare il ciclismo, te lo dico veramente quasi come un collega un po' più anziano, sia cosa molto difficile. Nel ciclismo particolarmente, so che tu hai preso quella nicchia e ti è andata bene, vuol dire che hai saputo lavorare. Come pensi di comunicare tutte queste organizzazioni, che è diverso dalla comunicazione di un brand? Ma guarda, la cosa è più semplice di quel che si pensa, perché alla fine noi non comunichiamo il ciclismo, comunichiamo con il ciclismo. Cioè il ciclismo diventa lo strumento con cui andiamo a comunicare. Andiamo a comunicare... Frase Danieli, no? Non parlo di donne, ma parlo con le donne, mi mitica. Questa me la devo segnare. No, comunque si va a comunicare, a valorizzare il nostro territorio, perché comunque sottolineiamo sempre che grazie a soprattutto alle istituzioni e in primis mettiamo la Regione Veneto, riusciamo a portare avanti questi impegni importanti. Abbiamo un territorio fantastico che spesso da buoni veneti ci preoccupiamo più a lavorare che non a valorizzare il territorio. Io dico abbiamo l'oro ma cerchiamo il ferro, invece bisognerebbe rendersi conto di ciò che abbiamo e pubblicizzarlo, valorizzarlo. Come dicevo prima, ci sono strumenti adesso molto facili, in tempo reale ti trovi dall'altra parte del mondo, quindi noi dobbiamo far sì che la gente dall'altra parte del mondo, quando sarà il momento, capisco, ci venga e venga a vivere veramente il territorio. Ecco, Elena, tu sei una manager comunque di Pro Action, non soltanto, voglio dire, quando uno ti viene là e ti chiede un'adesione, stai attenta dove la fai e con chi la fai. Beh, quello sicuramente. Sono la manager, sono l'ufficio stampa, però sì, vabbè, di richieste ne abbiamo tutti i giorni. Si sì. Sta attenti anche dove buttare i soldi. Poi in questo momento ancora di più.
Cioè si buttare va... nel senso lato, buttare nel senso che uno deve buttare i soldi. No, non è che li butta, li investe. Ovviamente, ma a maggior ragione in questo periodo, tutte le scelte vengono ben ponderate, insomma. Però io sono dell'idea che gli eventi, soprattutto quest'anno, saranno fondamentali per far ripartire una parte di economia che è rimasta ferma, perché ricordiamoci, sì, c'è stato il boom delle bici, c'è stato il boom, ma non è che tutti hanno fatto più. Quindi l'evento veramente può aiutare in questo momento a... Ma Pippolo come lo vedi tu? Grasso? No. È dimagrito l'ultima volta. Pippolo è perfetto. Perfetto prima che ero troppo magro. Cioè mi piace, sono perfetto. Johnny, dobbiamo fare... È un gran comunicatore. Sì, sono perfetto. No, anche per dire un cazzotto, è vero, è bello alto, con gli occhi azzurri, rotto cazzo. Però, bello alto, altino, non... Vabbè, dai, bello un po' complesso. No, perché, guarda, quando morirò Dio mi deve dare delle spiegazioni. Perché a me così e a lui così. E no, me lo devi dire. Perché tu... Non c'è democrazia. Tu non fai sport, stai davanti alla televisione a guardare. Ma io non c'è, ma io non è che posso far tutto nella vita. Ho 63 anni che me ne sto a fare... Devo andare a... Io con tutte noi ne abbiamo rispetto. 40, ce ne dai 40. Sì, vabbè, lui ne ha 40. Okay. No, io ho 39. No, anche io ne ho 39. No, ma voi non avete mai visto. No, non mi rompete le balle qua. Dimmi. Vedete voi certe gente con i capelli bianchi come me, no? Che vanno in giro a fare jogging, che corrono come The Walking Dead. Ma quello no. Cioè, no, di la verità, sì o no? È vero. Cioè, è bello fare sport, ma devi farlo anche con una certa dignità. Se cioè, mettete ste accadute, guardi Eurosport, non so, guardi. O no? Beh, in bici bisogna essere belli. In bici bisogna essere belli, dai. Meglio. Vabbè, XCO dei Castelli. Yes. Clip di Alcamedia. Una settimana prima della Coppa del Mondo, quindi... Poi dopo, se non ti dispiace, poi siamo in chiusura, manderei l'enduro. Sai, tappa della Shakespeare, abbiamo parlato con la Tina Ruggeri, che ci ha anticipato tutta questa bella trasmissione con l'essere o non essere. E bike o muscolare? In questo caso la prima tappa della US del circuito di e-bike, e quindi ovviamente vanno con le bike, però insomma prima tappa di Monaco, e poi ci sarà già l'appuntamento fra un mesetto con Bologna, che è la seconda. Quindi. Tieni pronto per la prossima domanda, via con queste due belle clip. Seconda prova Veneto Cup a Farra di Soligo in provincia di Treviso con il 14° cross country tra le torri, un percorso spettacolare disegnato tra le colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO, reso particolarmente insidioso dalla pioggia caduta nei giorni scorsi. Quasi 600 i bikers al via. Nella gara open maschile si porta da subito al comando l'under 23 del team Rudy Project, Davide Toneatti. Già nel corso del secondo giro ha un buon margine di vantaggio su Simone Pederiva, Federico Ceolin e Nicolas Pettinà. L'azione di Toneatti continua anche nei giri successivi. L'atleta del Rudy Project non molla, mentre si porta in seconda posizione Nicolas Pettinà del Centro Sportivo Carabinieri. Dopo i 5 giri previsti è proprio Davide Toneatti, Rudy Project, a fare suo il cross country tra le torri con il tempo di 1:12:22, lasciandosi alle spalle Nicolas Pettinà, giunto secondo, e Simone Pederiva, che sale sul terzo gradino del podio. Per la gara open femminile la più veloce è Giorgia Marchette, Rudy Project, che si lascia alle spalle Sara Casasola e Anna Oberparleiter. Prossima tappa Veneto Cup il 23 maggio a Crespignaga di Maser in provincia di Treviso.
Amici appassionati di mountain bike e non solo, bentornati con la WES, la Coppa del Mondo di e-bike cross country, World e-bike series, circuito che quest'anno dopo un anno di pausa ha trovato la vestigia di Coppa del Mondo della specialità per quanto riguarda l'Unione Ciclistica Internazionale, prima tappa nel Principato di Monaco con tutti i migliori piloti al via, con i campioni del mondo in carica, con altri atleti molto interessanti come Karen Pepper, che ci racconta quanto è difficile il percorso del Principato di Monaco, questa appunto prima uscita stagionale. Lo ricordiamo, West, che doveva partire ad inizio stagione, è stato poi ovviamente posticipato per tutti i problemi legati alla pandemia. Si è riusciti ad organizzare questo primo weekend di gare. Il prossimo sarà in Italia dal 5-6 giugno 2021, un percorso, quello del Principato di Monaco, molto interessante, molto carino, che si snoda tra l'altro nelle colline sopra alla città, la cittadina di Monaco. Una delle atlete più attese è senza dubbio Sofia Vinderoort, l'atleta del team Specialized Factory Racing, una delle enduriste anche più in voga negli ultimi anni, ma dovrà vedersela con un atleta che negli ultimi anni ha proprio fatto dell'e-bike una specialità predominante, vale a dire Katrin Stirneman della Tomus RN Swiss Bike Team. Sofia Vinderoort invece è, come tante altre atlete ed atleti, una ragazza che fa sia gare enduro che gare di e-enduro e e-mountain bike. Andiamo però già a vedere quello che è successo in questo weekend di gare. E questo è il percorso Col du Saint Bernard, Route de Barry, 2,15 km, 198 metri di dislivello, 6 giri da percorrere con gli highlights, gara maschile e quindi gara femminile. Andiamo a vedere chi l'ha spuntata in questa prima manche. Vittoria del campione francese Jérôme Gilou degli Team Bike Moustache, campione di Francia, lo vediamo impegnato proprio in questo momento. In seconda posizione Jory Riff della Bergstrom Werkmannschaft, terza posizione per Hugo Pigeon della Scott SR Suntour Enduro Team. Per quanto riguarda le donne invece, vittoria di Sofia Vinderoort del team Specialized su Katrin Stirneman della Tomus RN Swiss Bike Team, terzo posto per Karen Pepper, team Pepper Lapierre. Gara veramente molto molto combattuta, sia quella al maschile che quella al femminile. I leader in entrambi i casi hanno spinto veramente molto molto forte, tenendo a bada i piloti alle loro spalle, che in molti casi erano distaccati veramente di pochissimi secondi. Gilou molto molto contento ovviamente della sua prestazione, sarà ovviamente il leader nella prossima tappa, quella di Bologna 5 e 6 giugno. Parola anche a Sofia Vinderoort del team Specialized, che ha cercato di guidare pulito per appunto mantenere il vantaggio. Da Monaco è tutto, un caro saluto da Ilenia Lazzaro. La libertà è la conquista più importante della nostra vita. La sicurezza da sempre un dovere. E noi sappiamo che spostarsi da soli può essere un piacere. Tanto soli non lo siamo mai. Magari cambierai il modo di muoverti e la nostra passione potrebbe diventare anche la tua nuova abitudine. Ci siamo dovuti fermare? Forse. Usa le tue ruote. Forza. Ben rientrati, amici di Scratch. E a te, hai mai pensato di con le bike quasi quasi? No, beh, per adesso no, perché comunque mi piace ancora far fatica, quindi andare in bici mi prova a piacere, mi piace anche prendermi un po' in forma, però penso che le bike sia
stata sicuramente una delle idee più belle che sono venute negli ultimi anni, perché hanno avvicinato un sacco di gente al ciclismo, hanno aperto una fetta di mercato che non esisteva e hanno fatto appassionare alla bici tante persone che pensavano di non poterlo fare. Quindi penso che sia una soluzione più che positiva quella della e-bike. Per ora non ho mai pensato. L'ho provata una volta giusto per curiosità, per capire come funzionava. Ero curioso, però... Io ti faccio tre domande secche, perdonatemi voi, perché ragazzi, la stare è lui, niente da fare. Allora, freni a disco sì, freni a disco no, cambio elettronico sì, cambio elettronico no. Sono due, la terza qual è? Dopo la terza, freni a disco tutta la vita, sicuramente penso che sia l'evoluzione. La frenata è cambiata tantissimo, alla fine chi li critica per la pericolosità o altro, cioè penso che nel ciclismo ci siano cose molto più pericolose che non il freno a disco. E poi senza ombra di dubbio cambio elettronico, sì, se lo provi non torni più indietro. L'altra cosa che ti voglio dire è questa: io, guarda, sai che di ciclismo so poco, ho tanto organizzato. Siamo in due. Poi è meglio non sapere. Esatto. Sta storia qua, adesso mi dispiace dirvela a voi, se avete voglia di rispondere rispondete, io però penso che a un certo punto parlare sempre di Nibali e parlare di Aru con queste aspettative, che tanto lo sappiamo tutti, sia bene o male, forse un po' di risorse si dovrebbero spendere per far sì che questi milioni di euro, uno si fa un passo indietro, si dedicassero alle squadre, che ne so, professional o... perché lo so che è brutto dirlo, però io non ci credo più, mi dispiace, anche perché bisogna anche... c'è il passo col tempo, ci sono i giovani, ci sono Pitcock, c'è Van Aert, c'è Van der Poel, cioè voglio dire, è un po' come dire puntiamo su Filippo Pozzato, a 40 anni, 39 anche no. Diciamo che il discorso di spostare i soldi che prendono loro sulle altre squadre diventa un po' complesso, perché sono le squadre che pagano, certo, i corridori, per però sicuramente penso che Vincenzo sia l'ultimo anno dove può fare qualcosa di buono ancora. A me Vincenzo piace tanto e sicuramente è stato il corridore, penso, più forte di sempre in Italia, perché comunque se andiamo a ragionare sui risultati, i numeri alla mano, è quello che ha vinto più di tutti. Più forte di sempre, ma non per sempre. Certo, senza ombra di dubbio, però penso che l'ultima chance per fare qualcosa di buono, io non penso abbia la possibilità di vincere un giro, a parte adesso che è anche il discorso della frattura alla mano, però che possa giocarsi un podio sicuramente per finire una carriera strepitosa. Per quanto riguarda Aru, il discorso è un po' più complesso, perché comunque io penso che il suo sia più un problema mentale o psicologico più che fisico, perché comunque è impossibile che un corridore che ha vinto quello che ha vinto lui, che è andato come è andato lui, di punto in bianco non possa più arrivare neanche nei primi 50. Io penso sia veramente un problema psicologico e che magari non sia stato seguito adeguatamente dalle persone che aveva intorno, perché comunque quello che ho già detto più volte è che sicuramente gli atleti sono forti, ma la gente li vede sempre come dei supereroi, ma alla fine sono i più deboli e fragili di tutti e c'è bisogno di avere... un po' più di rispetto anche. Questo senza ombra di dubbio, ma di riuscire a stare vicino all'atleta nel momento in cui ha difficoltà, non quando vince, perché di solito invece si usa il contrario, specialmente nel ciclismo. Si salta nel carro dei vincitori quando tutto va bene, poi appena qualcosa va male si accusa l'atleta che sia responsabile di tutto ciò. Io vivo ancora nel ricordo di Gigi Riva, no? Che quando smontò dal carro dei vincitori perché trovò che il calcio era ipocrita, e questo per me è una fotografia che ho nella mia testa dei grandi campioni veri e propri. Poi Forza Inter ha vinto l'intercampionato, lo sapete, no? Non apriamo sì, una lo parola, sappiamo, non parliamo, no, beh, sugli assembramenti, forse è successo nel ciclismo, scampati o cielo, lo capisco. Johnny, allora, Giro Italia oramai parte sabato, voi siete sugli scudi, diamo gli appuntamenti, dai. Allora, per quanto riguarda appunto il territorio di nostra competenza, abbiamo il weekend antecedente al 22, quindi stiamo parlando del 17, se non sbaglio, sì. Sabato e domenica abbiamo appunto in piazza Piero Bova Cittadella attività di pump track, formazione appunto di primo soccorso per i bambini. Puntiamo molto sui bambini perché conseguentemente arrivano anche i genitori e quindi avranno modo di godersi la città, i locali che ci sono, che finalmente anche se pur all'aperto rimarranno aperti. La gente ci chiede, prima di salutarti, ma che fa adesso oggi Filippo Pozzato? Per la gente niente, in realtà sono un po' tirato, no vabbè, un po' di cose, anche l'organizzazione delle corse che faremo ad ottobre è abbastanza complessa, perché comunque
c'è da lavorare parecchio dietro l'organizzazione di un evento, figuriamoci di quattro, diventa moltiplicato tutto, non per quattro, perché comunque riusciamo a far sì che tante cose vadano bene anche per gli altri, però insomma c'è da starci dietro parecchio, quindi tra questa attività, il discorso di seguire un po' di atleti a livello manageriale, diciamo che di lavoro ce n'è tutti i giorni. Il cuore tuo è impegnato, dico, per le fans? Sì. Anche papà? Io non posso sapere tutto, che anche papà... Uno che è papà può essere divorziato. Ormai ho messo la testa a posto. Hai messo la testa a posto? Sì. Arca, vuol dire che una volta la testa a posto non ce l'avevi. Diciamo che mi sono divertito fino alla prima. Ah sì? Fino alla prima, sì. Come no? Questa è una cosa che mi interessa. Guarda, dico sempre una cosa: siccome oggi il mondo è cambiato, e per l'amor di Dio bisogna rispettarlo, però il mio cuore di 63enne propende sempre per quelli che erano all'antica, che gli piacevano le biciclette con le due ruote e non con il cambio quadrato, perché per me la bicicletta deve avere il cambio tondo. Poi mi piace ancora che papà fosse chiamato papà e la mamma fosse chiamata mamma, no? Genitore 1, genitore 2, anche perché, voglio dire, il Padre Nostro, come lo dici, diventa difficile. Quindi, chiusa questa parabola, vi dico, mi piace la normalità, e viva la tua normalità e quella anche di Johnny, che insomma penso che questo ci conforti, ma non mi conforta molto. Tu, e io mi guardo con quella faccia da Hitler, come dice, che cazzo dice la gente. Io parlo delle cose normali. Perché so già la gente cosa scriverà poi. Ma cosa sotto me ne frega? Di YouTube, ma io potrò avere un'idea mia? Cioè, se sono fatto così... Sì, ma lo sappiamo. A me, mia figlia, mi piace che mi chiami papà e non genitore uno. È una mia cosa, eh? Cioè, non è che sto facendo un simposio. Sì, ma è così anche per me, non è che... Voglio dire, vabbè, sta attento. Siccome dovevamo parlare di ciclismo, abbiamo così in vacca, ti ringrazio. Grazie. Tu sei con Eurosport. E adesso faccio qualcosa per il Giro d'Italia. E poi dopo mi fai i pronostici. I pronostici, vabbè. Afini, grazie per essere stato con noi. Grazie. Sono contento che ci sia la testa a posto pure tu. Beh, voglio dire, a testa a posto, avevi pure prima. Johnny, che non è Johnny. Johnny Stecchino, mi piace da morire. Io mi immagino quando sei andato a Cittadella, ma devo fare un'offerta che non potete rifiutare. Mi piace da morire. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie per la creatività che ci hai messo a disposizione nei nostri cataloghi. Non potevamo fare altrimenti, anzi. Mi sento spesso chiamato in causa, ma ripeto, dietro a me, al mio nome, c'è un gruppo di lavoro importante, ci sono gente appassionata, innamorata del ciclismo. E poi ti sono simpatico. E poi, esatto, okay. Te lo dovevo. No, dovevo. A settimana prossima, con tanta roba, è tanta. Sì. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com.